Ma guarda, adesso incomincerei subito con un messaggino che mi è arrivato dall'ANSA e leggo, cioè non lo mandano a me perché mi sono abbonato, che l'IDV, no, l'IDV va a congresso per la prima volta e c'è bisogno di eleggere coordinatori donne e giovani. Mi fa ridere perché noi le donne ce le abbiamo e sono brave e sono anche le presidente della nostra provincia e di giovani a noi non ce ne manca, non siamo obbligati a fare questo. Noi queste risorse ce le abbiamo all'interno del movimento tutti i giorni, perciò questi partiti fantoccio, questi partiti che devono per forza far vedere che esiste all'interno loro una sorta di prerogativa, esatto, ecco. Cioè, per noi è la normalità, per noi puntare sui giovani, puntare sulle persone che sono capaci a fare politica e che sono donne, ma perché, non perché sono donne allora le dobbiamo mettere in lista, perché sono brave e le donne brave sono in lega, non c'è niente da fare e questa è la verità, questa è la verità. Io ho sentito gli interventi di tutti, sono contento del lavoro che avete svolto, che state facendo. Alberto prima ha detto una cosa, che io nei tempi difficili l'ho aiutato, l'ho supportato, ma io penso che questa sia una cosa normale, che sia una cosa normale perché nei momenti difficili i fratelli in battaglia si tengono spalla a spalla. E se abbiamo bisogno l'uno dell'altro ci siamo, perché siamo combattenti, ovviamente in senso figurato, perché stiamo portando avanti una battaglia di liberazione della nostra terra. E allora di conseguenza è normale, è ovvio che ci si dia una mano. Quando uno è in difficoltà, magari quando Alberto ogni tanto mi telefonava rattristito, magari perché aveva dei problemi legati al fatto che ogni tanto sfasciava una macchina, che magari la fidanzata era arrabbiata perché era sempre fuori per la Lega e cose di questo genere. Beh, ragazzi, Gianna adesso sta andando dal bimbo, io a casa ne ho due, mia moglie ha già chiesto all'avvocato il divorzio, non scherzo, ma ci mancherà poco, tutte le sere siamo fuori, ma perché? Perché abbiamo un grande obiettivo ed è un progetto al quale noi tutti crediamo, che seguiamo da anni, che è come diceva prima giustamente Gianna, mi ha anticipato, è il federalismo, ma vuol dire poi di fatto essere liberi a casa propria. Io prima ho visto quel filmato dove c'era la voce del capo che gridava nella giornata del 15, 16, 17 settembre del 1997, 13, 14, 15 settembre del 1997, patrioti, padani, indomiti, vi ricordate quelle frasi? Ecco, quelle frasi lì io le sento nel cuore veramente, ce l'ho sul cellulare, me le ricordo, mi ricordo quei momenti. Magari non tutti voi vi ricordate perché eravate piccoli, ma su YouTube avrete visto sicuramente quei messaggi che lanciava Umberto Bossi, quei messaggi che lanciava nel 97, quei messaggi che sembravano così distanti, così difficili da raggiungere, così, come dire, quasi impossibili da raggiungere. Invece, giorno dopo giorno, serata dopo serata, incontro dopo incontro, siamo andati a cercare i giovani dappertutto, in ogni singolo comune. Abbiamo fatto tantissime battaglie per cercare di trovare i giovani all'interno delle scuole. Adesso vediamo i ragazzi di Fossano, ai quali faccio i complimenti, che vanno nelle scuole e portano il nostro candidato presidente, che sarà il presidente della Regione Piemonte, e li fanno conoscere, fa conoscere questi ragazzi che sono prevalentemente leghisti. E che quando qualche professore di estrema sinistra ha provato a gridare qualcosa contro il nostro segretario nazionale, praticamente i giovani hanno cominciato a gridare ancora più forti di loro e sono automaticamente usciti perché è inutile, bisogna provarle tutte, ma i giovani padani sono la forza di questa società e sono a tutti gli effetti il futuro di questo Piemonte, di questa regione. Infatti è da qui che poi si collega un passaggio fondamentale, che è quello, è diciamo, l'anima della campagna elettorale che stiamo portando avanti, anche perché io, oltre ad essere il coordinatore nazionale, sono il responsabile organizzativo della Lega e sto seguendo da vicino tutto quello che è la campagna elettorale del candidato presidente. Vi assicuro che è affascinante, perché ci accorgiamo di dove, cioè, do, siamo, dobbiamo stare attenti di capire dove andare a colpire, dove andare a toccare, i punti che sono più importanti. E
e vediamo, stiamo vicino a Roberto praticamente sempre, cerchiamo di trovare qual è la strada più giusta, dove andare, non andare, cosa fare, cosa dire, non che lui non lo sappia, però cerchiamo di dargli una mano, di fare squadra. E beh, questo è il modello nuovo. Roberto Cotta è il nuovo presidente. C'è un volantino che abbiamo fatto, un manifesto che poi verrà distribuito a tutte le province, dove c'è scritto un nuovo presidente, e nella seconda ondata di manifesti scriveremo il nuovo presidente, perché il punto è proprio quello. Noi dobbiamo cambiare questa regione, perché, come ha detto prima un ragazzo in maniera molto sincera, è governata da persone, oltre vecchie dal punto di vista anagrafico, ma potrebbe essere il meno, vecchie nell'impostazione mentale, vecchie nel modo di governare, che sono ancora legate a quei sistemi di partito, a quei sistemi di utilizzo del denaro pubblico, dei soldi dei contribuenti, dei piemontesi, per i loro amici, per gli amici degli amici, per i soria di turno, per dare i soldi ai nudisti, per dare i soldi ai gay pride, quando poi alla fine ci sono delle esigenze in Piemonte che sono differenti, che passano dalla sanità, perché magari la sanità potrebbe non essere così negativa in Regione Piemonte, ma voi vi siete mai chiesti quanto tempo ci vuole per fare un esame? Quanto sono lunghe le liste d'attesa all'interno dei nostri ospedali? Ma ve lo siete chiesti? Io forse spero, mi auguro che, essendo giovani, magari avete poco bisogno degli ospedali, ma ci sono delle liste d'attesa lunghissime, e non sono liste d'attesa vicine alla gente, però in questi 5 anni la spesa sanitaria in Regione Piemonte è passata da 6 miliardi a 8,3 miliardi.